Ciao ragazzi, qui Francesco in Atemenma e vi do il benvenuto al secondo episodio della serie su Dino Crisis. Come sempre ringrazio gli abbonati di questo canale che potete vedere tutti quanti a schermo. L'ultima volta ci siamo lasciati con un piccolo test e nella save room, nella nostra prima save room, ma adesso andremo avanti proprio da lì. Questo secondo episodio è registrato subito dopo il primo, quindi non avrò ancora letto delle impressioni, magari lasciate sotto i commenti. Quindi dal terzo leggerò tutto quanto, banalmente. Almeno lo sapete, e vi auguro una buona visione. Ok, ragazzi, l'ultima volta ci siamo lasciati con un piccolo test che non ha portato un buon esito, ovvero siamo morti dal dinosauro che c'è qua fuori. Ci ha fatto capire che possiamo resuscitare immediatamente, più ci ammazzano i tre colpi. Quindi toccherà assolutamente curarci. Toccherà assolutamente curarci. Oppure facciamo una cosa più intelligente e proviamo a mischiare emostatico e medikit. Sei sicuro di volerli combinare? Sì. Cosa mi dai? Due medikit G plus creati. Ripristina tutta l'energia persa. Ok. Non fa niente di diverso? Grande plus. Banalmente io lo uso, perché adesso appunto dobbiamo far fuori il dinosauro. Però ancora più complesso in realtà è il fatto che non abbiamo un'arma melee. Non abbiamo il coltello. Non abbiamo il coltello. Però noi abbiamo lo shotgun. È carico. Equipaggio. Ah, carica e equipaggia. Non è ok. Facciamo così. È lo stesso shotgun utilizzato in Resident Evil 2? O sbaglio? Molto simile però. Facciamolo fuori con questo. Facciamolo fuori con questo. Non è carico. Non lo facciamo fuori. Non lo facciamo decisamente fuori. Va bene però, va bene. Ci sta. Forse avrei dovuto intuirlo da munizioni in uso. Nessuna. Vuoi salvare la partita? No. Voglio uscire e basta. Quindi ogni volta che siamo in una save room ci chiede di salvare quando usciamo. Va bene. Che è questo? Munizioni 9 mm? Assolutamente sì. Quante ne abbiamo? 24. In questa casetta puoi riporre i farmaci. Per aprire questa casetta occorre una spina. Vuoi usare la spina? Sì. Cassetta d'emergenza. Due emostatico, due medikit, un curativo, un altro curativo, una due resurrezioni. Additivo. Per utilizzarlo seleziona il menu combina. Ok, quindi ci fa l'upgrade. Va bene. E sono due menu. Casse verdi. Ok, quindi le casse verdi sono le casse di cura. Portiamocelo un curativo. Voglio capire cosa fa. E anche un medikit G. Combina. Medikit G, una cosa che non ho in realtà ben fatto è analizzare volume e livello. Nuovo oggetto. È un nuovo oggetto. Volume 2, 3, 4. Livello sono 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, quindi sono 3, 6, 9, 10, 11, 12. Credo siano solamente una barra così tanto per... Più alta meglio è. Vediamo. 3 medikit T più più creati. Rigenerare energia e fermare... Ok. Questo è ottimo. È ottimo. È ottimo. Due per uno slot, uno per l'altro. Quindi fa già tanta roba questo. Noi ne mettiamo uno a posto. Anche un altro in realtà. Teniamone solo uno, va benissimo. Pressione del pulsante, non è successo niente, ok. Quindi questa parte è completamente sigillata. Va bene. Casse verdi quindi servono per curarti. Figo. Figo.
Molto convenzionale come cosa, molto convenzionale. Ogni tanto do un'occhiata verso là perché guardo se registra. Rick. Rick. This security system is a snap for me. Real amateur stuff. So what exactly happened to Gale? You said that he was attacked by a dinosaur? Yeah. I couldn't believe it. I just hope he's still alive. La doppiatrice è la stessa di Jill. What we ought to do is just call in the chopper and get off this death trap. That's a great idea, but Cooper has the radio and he's missing. Cooper è stato divorato. Hey, what's with this monitor? That's the security monitor for the underground area. The camera's offline. E perché offline? So I take it that means power still hasn't been restored to the area. Exactly. Okay. They must have that area wired to a different power system than the ground level. We can investigate that area after we finished our sweep of the ground level. Okay. Then I'll take care of the shutters that are blocking the way. You work your way in, grab the dock, and then rendezvous back here. Però è dato per morto il dottore, questa cosa che ancora un po' mi destabilizza. What's the deal with this place anyway? Un pannello di controllo di sicurezza, lo schermo mostra il piano terra. Pare che sia molto indaffarato. Un pannello di controllo di sicurezza, lo schermo è vuoto. Un pannello di controllo di sicurezza, lo schermo mostra il piano terra. Ok. Ok. Mostra il piano terra. Sembra la scatola di fusibili. Non la toccheremo. Non voglio far casino. Now what I wanna know is where those things are coming from. Beh, le avrei viste tramite le telecamere, no? Visto che ci siamo al piano terra. E ce n'era una. Accanto. Io come dovrei affrontarli? Posso affrontarli? Perché non c'è molto spazio per farli fuori. Ma... che cosa infame? Non dovevo fidarmi. Non dovevo fidarmi. Oh. Ho un'emorragia. Perché sto perdendo sangue a terra. Ho un'emorragia. Ho usato una marea di proiettili. Quindi non devi ricaricare. Spara a prescindere. Finché ne hai, spari. Aspetto di andare in condizione grave. Poi mi curo. Allora come li fai fuori? E allora non li fai fuori. Regina, I took care of the shutter. You should be able to access the control panel now. Ok. Ottimo. Ready? That was quick. Thanks. Hey girl, just get going. Assolutamente sì. Via di qui. Torneremo dopo. Ingresso principale.
Proprietario anestetico? Assolutamente sì. Dona proprietà anestetiche a un oggetto. Additivo. Per utilizzarlo seleziona il menu combina. Riempiremo lo stabilimento di sangue, però non fa niente. Corridoio uffici. Non qua giustamente è chiuso. Passiamo al pulsante, sì, non funziona niente. Da qui ci siamo arrivati prima. Ma mi chiedono, banalmente. Sì. Pensavo facesse scattare qualche allarme, invece no, proprio ti bruciano. Ok, va benissimo. Questo logo a terra, più che altro. Non mi pare di averlo visto. O di averlo notato. Non mi pare. Sì, volentieri, prendo un altro anestetico. Siamo arrivati da qua. Qui invece ci servirà una chiave, immagino. Un dispositivo DDK riporta la lettera N. Per sbloccare questa serratura occorre il DDK relativo. Vuoi usare il DDK? Sì, ma non va bene. Deve avere il DDK codice e dati corrispondenti. Sì. Appunto, come abbiamo visto, per la cassaforte. Ingresso principale. Bello anche l'animazione così. Ci sta. Sì, un upgrade alla fine rispetto a... a Resident Evil per alcune cose. Banalmente, si può spingere, ok. Gli ambienti per ora molto semplici. Ma io non ho più spazio. E invece ho più pagine. Ok, invece ho più pagine. Buono a sapersi. Buono a sapersi, non sai, non hai solamente 5 slot. Buonissimo in realtà. Merda. Potrebbe essere un problema questo. Provo a corrergli attorno. Provo a corrergli attorno. Perché non mi pare si possano ogni volta uccidere. A meno che non hai il danno. La pistola però non mi sembra così utile. Manuale chimico. Una brochure di una ditta farmaceutica. Vuoi leggerla? Sì? No, magari no. Magari no perché c'è troppo rumore. Sono due? Sì. Ok. Si possono schivare molto, il che è buono. Ha sfondato la porta. Quindi possono passare per gli ambienti. Munizioni shotgun. I pallini formano una rosa piuttosto estesa. Buonissimo. Quanti ne abbiamo? 5. Non credo ci bastano. Lettera H. Questo ce l'abbiamo. Però ci serve anche il codice. È stato tagliato e rovinato. Quindi oltre che accanirsi sulle persone si accaniscono anche sui mobili. Bene. Una volta era un quadro bellissimo. Non so come potevi saperlo, però... stanza del capo ricerca. Noi abbiamo sempre l'emorragia. Sto aspettando solamente che ci venga mostrata l'animazione di pericolo. Poi mi curo. Poi banalmente mi curo. Di nuovo all'esterno. Zona di sicurezza avanti. Stanza dell'antenna. La cosa però è, i dinosauri è per un'animazione specifica che ti mettono l'emorragia? Oppure succede e basta? Perché sarebbe molto più facile da comprendere. Moltiplicatore. Riproduce il farmaco con cui viene usato. Riproduce il farmaco? Duplica la cura? Quindi mi stai dicendo? Quindi se io faccio così, combina... Non posso. Il suolo dell'aquila stock America proprio. Ha fatto molto ridere.
sicuro di volerli combinare. C'è una terza icona lì. La porta è chiusa dall'altro lato. Chissà cosa fa. Chissà cosa fa. Sarebbero da provare. Sarebbero da provare un po' tutte. Pian piano. Pian piano ci proveremo. Stanza dell'antenna. Stranamente non chiusa. Cosa hai visto, Regina? Dobbiamo ricordarci che c'è un documento di sotto. Una nota di un ingegnere addetto all'antenna. Vuoi leggerla? Sì. Come effetto dell'esperimento di questa notte potrebbe generarsi un forte campo magnetico. Di conseguenza il Dipartimento Comunicazioni chiuderà alle 18. L'antenna verrà temporaneamente rimossa. A riparazione dell'emergenza assicuratevi di controllare il ripostiglio delle armi. Potete aprirlo con la combinazione 8159. Ok, ripostiglio delle armi 8159. Recentemente sono state assegnate alla zona alcune guardie inesperte e il loro problema è quello di non sapere come utilizzare il DDK. Ecco alcuni chiarimenti su quanto riportato nel manuale. Assicuratevi che il personale legga queste informazioni. Dopo aver inserito il DDK nel sistema di chiusura, vi verrà chiesto un codice. Dovrete estrapolare il codice per eliminazione. Per ottenere quello corretto dovete eliminare le lettere pari. Ecco un esempio pratico. Codice AXPYRZI. Chiave XYZ. Nel caso precedente, il codice corretto è APRI. Ah, ok. Quindi non è le lettere dell'alfabeto che sono pari nell'alfabeto, ma pari nel codice. Appunto, X è 2, Y è 4, Z è 6. Ok, va bene. Infatti sono andato un attimo in panico pensando, non posso ricordarmi le lettere dell'alfabeto, quali sono pari e quali sono no. Ok, così è più semplice. Così è più semplice. Va bene però. C'è una fessura per la chiave di attivazione dell'antenna. Che noi non abbiamo. Figo però. 8159. Ricordiamocelo. Ricordiamocelo perché ci serve. Forse è proprio nella stanza di sotto. Eccoci. Non ci interessa. Perché noi facciamo così. Resettiamo. Quattro colpi non l'hanno ucciso. Il che non va bene. Quattro colpi. Sono molto duri. Sono molto duri. Mi chiedo quanto convenga allora. Cinque colpi. Cinque colpi e ne ho sprecato uno ora. Sala. Non credo sia qui allora. Possiamo provare. Invece era questo. Buono. Trasforma una Glock 34 in Glock 35. Adattatore che permette l'uso di munizioni 40 SNW. Pistola mod. Figo. Questa Glock è un modello speciale. Usa pallottole 9mm Parabellum e 40 SNW. Spero facciano più danno. Aia. Vorrei leggere... Cosa? Ho perso l'arma? C'è la meccanica che ti tolgono... Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Ti disarmano? Vuoi leggerla? Sì. Nuovi prodotti. Prodotti curativi, prodotti anestetici, prodotti intensivi, prodotti moltiplicatori. Quattro tipi sopra elencati sono i più avanzati prodotti presenti sul mercato. Sono studiati per il massimo rendimento, specie in prima linea. Dove la disponibilità di equipaggiamento è minima. Caratteristiche. Combinando i prodotti è possibile creare due tipi di farmaci. Tipo curativo. Recupera velocemente l'energia persa. Tipo anestetico. Applicando sulla punta di una pallottola o ago può addormentare qualunque bersaglio. Questo è il trick. Questo è il trick. Addormenti i nemici. I farmaci prodotti per combinazione possono essere resi ancora più efficaci con alcuni additivi. Quindi... Combinazione. Anestetico. Con questi non si può fare? Proviamo così. Colpi con anestetico. Debole. Munizioni per shotgun. Quindi faccio così.
E spero non si svegli mai più. Manuale chimico è una brochure di una ditta farmaceutica. Ok. Molto particolare come meccanica. Molto. E soprattutto poco conveniente. Non tanto per quello che fa, ma per le risorse che chiede. Però buona sapersi. Buona sapersi, quindi posso combinare l'anestetico con l'anestetico? Sì. Sì. Quindi il moltiplicatore fa lo stesso effetto dell'oggetto 1 senza dover riusare lo stesso oggetto. Al posto di usare due anestetici, ne usi uno col moltiplicatore come se ne avessi tre, tra virgolette. Ok, figo. Figo. E non bisogna ricaricare le armi. Cosa molto comoda. Molto comoda. Troppo comoda, forse. Ci serve il DDK-H. Uno lo abbiamo, ce ne manca un pezzo. Ce ne manca un pezzo. Corridoio gli uffici. Ne sono bastati due per addormentarlo. Ah, non possiamo andare oltre qua, è vero. È vero. Abbiamo imparato un bel po' di cose in poco tempo, in realtà. Chiusa, serve la chiave d'ingresso. Uno. Merda. Due. Buonanotte. Buonanotte, stronzo. Ottimo. Stanza armadietti. Non farò commenti sulle pin-up. Utilizzato per sbloccare il DDK corrispondente. Codice H. Quindi vanno combinati? No, vanno messi e basta. Nulla di utile. Nulla di utile. Nulla di utile. Dai, un armadietto con qualcosa di utile, cioè. Anestetico M. Possono addormentare per poco tempo. Per poco tempo. E quindi l'altro? Per niente tempo. Davvero, nulla di utile. Registro di guardia, c'è la data di oggi. Vuoi leggere? Sì. Prima dell'esperimento di questa notte, il capo e il dottor Kirk si incontreranno all'una del mattino nella sala del secondo piano. Immagino sia una del mattino, visto che abbiamo letto 18. Chi sarà di guardia dovrà tenere d'occhio l'area di fronte alla stanza del capo e la zona circostante. Prima di prendere posizione, assicuratevi di rifornirvi di munizioni. Il magazzino delle armi della stanza di sicurezza può essere aperto con la seguente combinazione 0426. Inoltre sappiamo che recentemente delle spie si sono infiltrate nella base. All'inizio, Tom. Il magazzino delle armi della stanza di sicurezza. Potrebbe accadere che dobbiate entrare nella stanza della riunione per proteggere il capo e il professore. Sopra il vostro armadietto troverete... Sopra il vostro armadietto troverete... Sopra il vostro armadietto troverete il disco che contiene le informazioni per accedere alle loro stanze. Per ora è tutto. Qualche commento? Dai. Un vecchio poster di una diva del passato. La diva sorride. Vecchio posto di ondiva del passato, la diva sorride. Va bene. Anche questo? Nulla di utile. Davvero non ci hanno messo niente negli armadietti? Neanche spingerlo? Nada? Peccato. Oggetti di proprietà dei ricercatori. Documenti sulla sicurezza. Tu ancora dormi e penso dormirai per sempre a sto punto. Questione del punto è sì. Non è successo niente. Lo stesso logo dell'ingresso. Ok, quindi è il logo dell'azienda, forse? Torniamo indietro. Si è alzato. Porca troia. 0459, se non sbaglio, era. Vediamo se... No. Non è successo niente. Devo tornare indietro, rileggere il documento. E sperare in bene. Salviamo. Salviamo. Non voglio finire in pasto ai dinosauri. Non di nuovo. Non di nuovo. Però loro mi vogliono. 0426.
bello. Bella l'animazione. Tutta anche interazione. Oh, emorragia. Fuggi, 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 fuggi. 0426, 0426. No, dai. Lasciami in pace. Non può entrare nell'ufficio gestione, vero? Perché è una save room. Forse. Forse. Non ho più quello che mi serve. Morirò. Forse morirò. Perfetto. A meno che non ci sia una cura qua dentro. Ok, chiave dell'ingresso. Resurrezione. Devo raggiungere la cassetta verde. Può essere fastidioso il dover interagire ogni volta con la finestra di salvataggio. Cioè, ok, devi salvare. Ma se io voglio solo uscire, non è il massimo. Era di sopra. Sì. No, non era di sopra. Mappa. Non mi dice dove è la cassa verde. Il fatto che non ti dica dove siano le casse sulla mappa, ok. Cioè, capisco. Ma... comunque che bella l'animazione, appunto, unica che salta sul tavolo lo sfondo. E... ok, non perdi il documento. Non è più... quindi ti attaccano anche mentre sei nell'animazione del menu. Non che il gioco non si pausi, però c'è quel fade che ti fa attaccare. Ho utilizzato il farmaco risoluzione, peccato. Scusa? Ah, è come se mi avesse portato indietro. Strano movimento. E ora devo tornare indietro. Per la cassa verde. Sì. Scusa, allora qui è aperto? Sì. Che strano metodo di checkpoint. Eccola qua. Allora, quindi emostatico, resurrezione, medikit T++, lo portiamo. Curativo, sì. Ma a sto punto non conviene portare tutto e basta. Perché, cioè, diciamo che spazio ne abbiamo. Abbiamo comunque due. Torniamo da Rick. Anzi, abbiamo la chiave ingresso. Ma torniamo da Rick comunque. Sia mai che ci dice qualcosa. E ha lo shotgun equipaggiato. Anche in questa animazione. Rick. What's the deal with this place anyway? No. Pare sia molto indaffarato. Ha senso. Mi chiedo se sto dimenticando qualcosa. Ok, la porta lampeggia per la destinazione. Che è buono. Però è tutto molto chiuso. Però io sia, appunto, ho sia il codice H che i dati H. Io tutto in realtà. Quindi posso andare nell'ufficio del... nell'ufficio del direttore. Proviamo. Che mi costa? Bello qua come il sopravvivere non sia solo... ammazza tutto quello che vedi, perché non te lo permette. Non ti permette di ammazzare tutto quello che vedi. Sei costretto anche a... appunto, addormentare e capire i timing di quanto dura quell'addormentamento dei nemici. È un management diverso. Ci sta. Cioè, non è male. È una bella diversificazione rispetto a... appunto, RE.
Almeno già preso l'oggetto da qua. Infatti. Il dispositivo di DK riguarda la lettera H. Vuoi... Sì. Ok. Quindi devo togliere le lettere pari. B, C, F, G. Me lo fa già lui. Quindi è H. Ah no, aspetta. Lui mi ha tolto B, C, F, G, I. Quindi è H, E, F, A. Così. No, manca la D. No. H, B, C, E, F, A, G, D, I. Ah no, c'è anche la D. Quindi è head. Ok. Giusto. Che scemo. Stanza del capo. A survivor. Non è Kirk. Are you from the rescue team? Yes, I am. Do you know where I can find Dr. Kirk? Kirk? That fool. What's he plotting now? What are you talking about? Here. Take this. Grazie. What's this for? I don't know. Told me extremely vital. Okay. Molto importante. Hai preso un oggetto, scheda 1. Noi abbiamo scheda 2. Leo e Sol. Mi riportano medaglia e 3 simboli. Infatti, scheda 1 è Sol, scheda 2 è Leo. Uno ha un esagono, mentre l'altro, quasi una gemma, mentre questo ha un distintivo, sì, una medaglietta militare, sì. Ottimo. Ci sono diverse miniature allineate, sembrano armi. Ok. Con 5 possiamo far fuori un dinosauro. Quindi non male. Di quelli piccoli almeno. Con medaglia sotto la cornice ci sono 2 fessure in cui inserire delle schede. Ah, e una ce l'abbiamo già, giustamente. Oh cazzo. Così? Così? Da subito? Qualcosa è arrivato dalla foresta. Qualcosa è arrivato dalla foresta. Quel T-Rex. Non me lo aspettavo così subito. Dati N. Ma io non ho chiave N. Codice N. Piccoli oggetti accuratamente ordinati. Questo suono del vento è lo stesso di quando sei fuori dall'RPD nelle scale. Nelle scale di emergenza. Figo. Una medaglia. Sotto la cornice ci sono 2 fessure in cui inserire delle schede. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo fosse così immediato in realtà. E soprattutto non mi aspettavo si prendesse il corpo e ci lasciasse in pace. Il che mi fa chiedere, dovevamo spararlo? Oppure era scriptato? E quindi dopo un tot se ne andava e basta. Chissà. Dove vuoi inserire la scheda? Destra o sinistra? Abbiamo scheda 1, quindi sinistra. Perché appunto c'è
ci sono i due simbolini lì diversi. Oggetti, scheda 2, uso. Destra. Un attimo. C'è un pannello in cui inserire un codice. Vuoi inserire un numero? Oh. Hai estratto entrambe le schede. Ah, merda. Io già non mi ricordo il codice. C'è un documento qui? No, è solo un modello upscalato. Mi sembrava, infatti. 0426-8159. Non mi pare avessimo trovato altri codici. Nel caso, la prossima volta, sapremo cosa fare. Sapremo cosa fare senza problemi. Passaggio a comunicazioni. Perché io ho fatto questo giro largo? Nessun motivo. Ma in realtà quasi è andata bene per come è spawnato lì. Ottimo. Ottimo. Vuol dire che possiamo andare all'ingresso principale, aprire la porta. E ci siamo. Non penso possa entrare qui. Ok, le casse si resettano. Anche se abbiamo già preso l'oggetto, quindi dobbiamo ricordarci dove sono gli oggetti. Vuol dire che ci allenerà un pochino la memoria. Ho usato la chiave dell'ingresso. Area davanti all'ingresso. Area aperta o quale pericolo? Bloccati da un palo della luce. Ovviamente sempre il giro largo. Cosa mai potrà accadere? Porca merda! Che casino ha fatto quel T-Rex? Che poi... Stesso quesito. Esistono perché esistono qui in questo posto o semplicemente appunto sono ingegnerizzati e finisce lì. Possiamo ripulire l'area, abbiamo 10 proiettili. Hai preso un oggetto, TDK codice N. Ottimo, quindi ci serve la porta N. Questo? Il file delle modifiche del personale, vuoi leggerlo? Sì. Versione del personale ricercatori. Vecchio, sezione, velivoli speciali. Stanza di prova, nuovo, sezione, terza energia. Laboratorio di fisica, numero personale 57036. Mark Doyle. 57036. È chiusa, il cartello dice per l'eliporto. Vuoi prendere anestetico? Assolutamente sì. Non so neanche se erano 5 cifre 4. 57036. L'ingresso principale della base è chiuso. Ok. Quindi abbiamo ancora un bel po' da fare. Anche perché abbiamo l'accesso N. E qui. I've unlocked the shutters near the entrance. Ottimo. Shortcut. I just caught a glimpse of something on the monitor that looked human. It should be somewhere near the front of the training room. So ok. The training room. Quindi all'ingresso quello è chiuso, però si passa per la stanza di salvataggio, si torna indietro. No, è ok, dobbiamo passare per forza per il corridoio che ci ha aperto. Per forza di cose. E voglio aprire questa. 57036. Non dimentichiamocelo. Com'è? Ok, escludi tutte le lettere che siano A, B, D, F, G, H. Quindi, dove è la N? Qui. W. A, B, D, ce l'abbiamo. F, G, H, ce l'abbiamo. Newcomer. Sì. Ok, sbloccata. Ok, molto carino come sistema di Enigma. Molto. Molto visuale, appunto. Può essere necessario recuperare più spine. Hai preso una spina. Ok.
E beh, una l'ha consumata, giustamente. In questa cassetta puoi riporre le munizioni. Occorrono due spine per aprire questa cassetta. Quindi se non usavi prima la spina nelle cure, avresti potuto avere più munizioni. Va bene. Comprensibile. La mappa del primo piano 1P. Vuoi salvare? Yes! Quanto ci ho sperato per questa cosa. Dati mappa salvati, ora puoi visualizzarla nella schermata della mappa. Cadavere di un ricercatore. Avrà un oggetto? Ha un camice bianco, forse un ricercatore. Sì. E non ha oggetti. Non è una save room. Hai sbloccato la porta. Un ascensore che scende nel laboratorio. Non puoi utilizzare l'ascensore senza il passo di un ricercatore. È rotto. Non sembra sia riparabile. Corridoio sala conferenze. Dov'è questo? È comunicante? Con qualcosa? Forse sì. Sì. Training room. Ecco come si arriva. Stanza allenamento. Ufficio giù. Sala riposo. Non è quindi solo training room. Sala allenamento. Ok. Poi c'è un altro corridoio tutto in più da... Ecco. Da esplorare. Invece bisogna ricaricare. Oh, c'è il doppio colpo. C'è il doppio colpo. Non male. Ma molto pericoloso. Scusi, per guarda che ti creativo. Dobbiamo comunque andarcene. Non si può salire. Ma io lo faccio fuori ora. Cinque, sei, sette. Dai, dimmi che lo uccidono, dimmi che lo uccidono. Sette. Otto. Yes. Oh. Ok, questa è stupidità mia. Forse li stunna. Forse li stunna più che li uccide quello. Sì, avrei dovuto analizzare meglio l'ambiente. Hai preso una spina, ottimo. Ottimo. Bene, abbiamo anche ripulito. Quindi meglio aver ripulito. Non abbiamo più il problema. Non giocata benissimo. Potevamo usare gli idranti o qualsiasi cosa siano. Ma non male. Abbiamo un'emorragia che dobbiamo gestire. Abbiamo qualcosa per curarci? Sì. Tocca usare quello, ma non fa niente. Voglio usare due spine. Perfetto. Io le terrei tutte, in generale, a parte il resto. Comunque le munizioni... Mi piace ripulire le aree. Cioè, voglio capire anche quanto... Sono ripulibili le aree. Ufficio. Maledettamente ampio. C'è un avviso in bacheca, vuoi leggerlo? No, perché lo faremo la prossima volta. Perché adesso io andrò a salvare. E ok. Ragazzi, io direi che... Due episodi comunque dove siamo andati avanti, cose ne abbiamo fatte, meccaniche ne abbiamo imparate. Non ci dispiace, non ci dispiace per niente, 1:10 va benissimo. Contiamo anche che siamo morti 2 volte. Che dire? Che dire? Ragazzi,
Io vi saluto, vi ringrazio come sempre per la visione. Ci vediamo alla prossima puntata, episodio. E niente. Mi sta piacendo particolarmente. Bello anche compararlo e esplorarlo. Dai, ci vediamo al terzo episodio. Ciao a tutti. Grazie mille come sempre.